Ciao a tutti, il video di oggi è ispirato da una storia che mi ha girato ieri un amico su Instagram di un preparatore, immagino, e se l'è un po' presa perché in un messaggio un ragazzo, credo, su Instagram, la prima cosa che gli ha chiesto è quanto costasse il suo servizio di coaching. Ora, il senso di questo video non è assolutamente mirato a uno o l'altro preparatore. È solo per dare le mie riflessioni su questa cosa, visto che mi ha fatto un pochino pensare. Ed è successo anche a me in passato, che qualcuno mi scrivesse in DM, lo step è il seguente. Arriva una persona ti segue, dopo 5 minuti ti scrive per messaggio che quanto costa il tuo servizio di coaching. E onestamente è la classica procedura da non seguire per cercare un coach, perché l'ultima cosa che voglio da qualcuno che si affida a me è che abbia appena visto il mio profilo, magari ha sentito da qualcuno che offro coaching e vuole subito affidarsi a me. Non mi conosce, non sai chi sono, non mi conosci, non sai chi sono, non sai come lavoro, non sai chi sono i miei clienti, non sai quanto dedico ai clienti, non sai nulla di tutto questo e vuoi affidarti a me. È l'equivalente di sentire il nome di un telefono nuovo e andare a comprarlo, senza sapere che funzionalità, senza sapere, cioè andare a chiedere quanto costa, senza sapere assolutamente nulla del telefono, delle funzionalità che ha, insomma, di che processore ha, che fotocamera ha, nulla di tutto questo. È l'equivalente di fare una cosa del genere, oppure comprare una macchina solo perché è uscito un modello nuovo, si è sentito un modello nuovo, e chiedere il prezzo della macchina senza sapere se ha uno stereo, com'è il volante, com'è lo sterzo, insomma. Non sono un esperto di macchine, non so se si è capito dagli esempi che ho fatto, però spero un po' di rendere l'idea. È l'equivalente di, in generale, chiedere le informazioni sul costo di un servizio senza sapere assolutamente nulla della qualità del servizio e delle caratteristiche del servizio. Quindi sono d'accordissimo che questa domanda non abbia senso. Allo stesso tempo bisogna mettersi anche dall'altra parte e dire ok, perché è quella la prima cosa che viene in mente? Ed è in certi casi è comprensibile, perché alla fine penso che ognuno abbia un determinato budget. Che è pronto a spendere per un servizio di coaching magari mensilmente e quindi la prima cosa che vuole sapere è se la persona che per qualche ragione a cui vuole affidarsi rientra nel budget che si è dato per quel mese. Quindi, secondo me, non bisogna prendersela solo perché una persona si chiede scusate. Sei troppo costoso per me? Non c'è da prendersela, secondo me. Sarebbe meglio ricevere prima ricevere qualche domanda sulla qualità del servizio, senza dubbio. Allo stesso tempo, però, prendersela solo perché qualcuno vuole sapere se rientriamo nel suo budget, non credo che sia giusto. Ovviamente, in questi casi, la cosa migliore da dire è: guarda, magari questo è grosso modo il costo. Ed è la ragione per cui questo è il costo, è perché offro questo genere di cose. Ci sono questi aspetti che magari possono distinguermi da qualcun altro. Questo è il modo in cui lavoro. Valuta se il prezzo è in linea con quello che sei disposto a spendere e soprattutto se la tipologia del servizio ti soddisfa. Questo può essere un modo di operare. Poi uno può farlo, per esempio, io ho una pagina su cui mando le persone che vogliono informazioni, perché è una pagina che ho speso tempo, parecchio tempo per compilare e ho cercato di mettere in un certo senso una piccola anteprima di quello che è il servizio, sia come funzionalità, come operiamo, che cosa offriamo, che cosa non offriamo, perché bisogna secondo me cioè quello che vorrei io è che un cliente nuovo abbia esattamente abbia un'idea precisa di quello che poi è il servizio che sta acquistando. Così come una persona che compra una macchina deve sapere esattamente per quali funzionalità sta pagando. Quindi sapere che i soldi sono spesi e si ottiene quello che ci si aspetta. Questo è fondamentale. L'altra riflessione che volevo fare è su questo discorso del costo, perché ovviamente ci sono costi differenti sul mercato, no? Questo lo sappiamo, soprattutto all'estero, per esempio, i prezzi del coaching sono secondo me molto inflazionati e più alti in media. E
che è uno dei motivi per cui secondo me ha senso buttarsi anche sul mercato estero, perché probabilmente le persone sono più inclini a spendere per un servizio del genere. Forse in Italia magari è una novità, insomma, una cosa di pochi anni, quindi le persone sono meno inclini a spendere per questo. Però una cosa importante è che bisogna, secondo me, aver chiari quando si mette un prodotto sul mercato, bisogna aver chiaro per quale fetta della popolazione quel prodotto è indirizzato. Perché se ho un prodotto e il mio approccio a questo prodotto è, mettiamo che ovviamente tutti quanti vogliono guadagnare di più, no? Cioè, nel senso, bisogna essere sinceri, penso, nessuno che fa un lavoro o che produce un servizio, un prodotto, che offre un servizio o produce un prodotto, secondo me può pensare voglio guadagnare il meno possibile, non voglio guadagnare di più, tutti vogliamo guadagnare di più, no? Allo stesso tempo però bisogna aver chiaro una cosa, che per chi stiamo facendo questo prodotto, per chi stiamo offrendo questo servizio, perché una volta che abbiamo chiaro chi sarà il nostro possibile acquirente o cliente, il passo successivo è chiedersi, ok, quella tipologia di cliente quanto è disposto a spendere per un prodotto. Perché pensare di aumentare la qualità del prodotto al fine di aumentare il prezzo e di guadagnare di più è un processo che secondo me non necessariamente porta al risultato sperato. Perché io posso offrire il prodotto migliore possibile a un prezzo elevato e comunque non trovare persone che sono interessate a quel prodotto, perché non sono disposte a pagare quel prezzo. Ho avuto clienti in passato che mi hanno detto io pagherei molto di più per quello che offri, ma non posso, non posso. Ed è naturale perché allora, ci sono alcune persone che ovviamente proprio non possono per ragioni numeriche, okay? Uno ha tante spese durante il mese e non è che può spendere più di tanto per il coaching. Già è tanto che uno riesca a spendere quei pochi soldi che ha da parte. Mette da parte durante un mese per un servizio di coaching. Altri li avrebbero anche i soldi da spendere, ma non necessariamente perché uno li ha, significa che vuole spenderli in un certo prodotto, no? Cioè ognuno ha un certo budget di soldi che può spendere per servizi extra, okay? Per cose, cioè il coaching è un servizio, non è un bene, non è un servizio primario, no? Quindi è un qualcosa che uno aggiunge a tutto quello che è indispensabile. E quindi nel non indispensabile uno va a scegliere le cose che gli piacciono di più e a cui è più interessato. Ad esempio, se guardiamo se numericamente pagare un servizio di coaching è più o meno in genere, se uno non chiede cifre astronomiche, in genere è equivalente a comprare un gioco per la PlayStation. Quindi il ragionamento tecnicamente sarebbe tutte le persone che comprano un gioco per la PlayStation al mese dovrebbero pagare per un servizio di coaching o possono pagare per un servizio di coaching. Però se io vado da molti dei miei amici e gli dico perché non lo faccio ovviamente, però se gli dico perché invece di comprarti un gioco per la Play non mi paghi il coaching e ti seguo, quanti di questi sarebbero disposti a farlo? Pochi, ma è normale perché preferiscono, per loro è più importante spendere per un gioco della PlayStation, per loro è più divertente, non lo so, qualsiasi ragione validissima. Per cui preferiscono spenderli in quella cosa piuttosto che in un'altra. E questo vale per tutto. E quindi intanto uno sceglie dove spendere determinate cifre e soprattutto anche se decidono di spendere, anche quindi uno può decidere di spendere il proprio budget per beni o servizi differenti, ok? Quindi intanto il fatto che uno abbia soldi per il coaching non significa che voglia spenderli. E questa è una cosa da accettare, è fondamentale accettarlo, perché altrimenti viviamo con la pretesa che, ma se tu hai abbastanza soldi dovresti pagare un coaching. Non è vero. La seconda cosa, altra cosa che bisogna accettare, è che anche se, ora limitiamoci alla popolazione che è disposta, a pagare per un coaching, okay? Che è interessata a un servizio di coaching, all'interno di quella popolazione però dobbiamo vedere effettivamente che spesa sono disposti a sostenere. Perché il fatto che io voglio, per esempio, per utilizzare un altro esempio pratico, se io tutti abbiamo un paio di scarpe, no? Chi più e chi meno. Ho amici che ne hanno 20-30 paio, ho amici che stanno benissimo con due paia. Quindi tutti comunque abbiamo le scarpe. Però non tutti spendiamo le stesse cifre per le scarpe. Ad esempio,
Io no, non penso che tutte le scarpe sopra gli 80, i 100 euro siano brutte, anzi, ce ne sono di bellissime. Semplicemente per me spendere più di 100 euro per un paio di scarpe è un'esagerazione. Così come per altre persone può essere un'esagerazione spendere più di 100 euro per un coaching. Quindi, però magari spenderebbero meno per un coaching, come io spenderei meno per un paio di scarpe, lo faccio. Un paio di scarpe da 70, 60 euro, 80 euro le compro volentieri, se mi piacciono, e se mi servono soprattutto in quel momento. Però non spenderei 120-130 euro per un paio di scarpe. È la stessa identica cosa. Quindi il fatto che qualcuno sia disposto a spendere per un servizio di coaching non significa che sia disposto a spendere una qualsiasi cifra. Okay? Quindi queste due cose sono importanti da comprendere. Una volta che uno accetta queste due cose, inizia a capire, ok, è per questo che le persone sono interessate a sapere il prezzo del servizio. Diciamo nel primo caso, cioè, diciamo, il caso da cui siamo partiti è persone che potrebbero non essere interessate a spendere per il servizio. Nel momento in cui sono interessate a spendere, vogliono anche sapere quanto possono, quanto, se, quella, se, se la spesa rientra in quello che loro sono disposti a spendere. E poi a quel punto, magari hanno, insomma, hanno filtrato, non so, due o tre proposte di coaching possibili che ci sono in giro e dicono: ok, a quel punto vado a vedere, a parità di prezzo, vado a vedere la qualità. Come una persona a parità di prezzo, in un range di prezzo di cellulari, va a vedere quello che ha magari le funzionalità che più rispecchiano le proprie necessità. Quindi per una persona che magari ricerca un telefono con una buona fotocamera, spende più per una fotocamera, chi vuole un processore più performante per quello. E così per un coaching una persona magari può spendere di più per un tipo di, insomma, per un tipo di approccio, di funzionalità che offre un coach piuttosto che un altro. Cioè, nel momento in cui iniziamo a trattare un servizio di coaching come tutte le altre cose, per cui le persone spendono soldi, si inizia a capire che uno non deve prendersela se qualcuno chiede quanto costiamo, oppure se non è disposto a spendere quanto noi richiediamo. E soprattutto, e qui concludo, ritornando al discorso del prezzo, è importante avere chiare queste cose, perché una volta che abbiamo chiaro qual è la fetta di persone che stiamo cercando di attirare verso il nostro servizio, dobbiamo aver chiaro qual è il budget che sono disposti a spendere. Perché pensare di migliorare un prodotto solo perché poi posso chiedere più soldi, è un rischio, nel senso che potrei finire a chiedere una cifra che quelle stesse persone che sto cercando di attirare non sono disposte a spendere. Quindi il mio consiglio è: se volete migliorare il vostro prodotto, il vostro servizio, fatelo tenendo bene a mente a chi è rivolto il servizio e quanto sono disposti a spendere quelle persone. E soprattutto, se volete migliorarlo, non necessariamente dovete alzare il prezzo, perché migliorare il vostro servizio è qualcosa che in generale, fa bene a voi, fa bene al vostro business. Quindi deve essere una cosa, cioè quello che voglio dire, non deve essere una cosa esclusivamente motivata dal guadagnare di più. Cioè, aggiungo questa funzionalità o dedico più tempo in questa cosa, allora guadagno X in più. Non c'è una relazione faccio di più, guadagno di più, perché dall'altra parte ci deve essere la disponibilità a spendere di più. Quindi, non quindi utilizzare questa logica nel migliorare il proprio servizio non porta in molti casi al risultato sperato. Quindi, se volete migliorare, fatelo perché vi va di migliorare il servizio, perché volete migliorare qualcosa insomma, volete migliorare quello che state offrendo, e non perché volete, non, o quantomeno non esclusivamente perché volete guadagnare più. Cioè, va benissimo voler guadagnare più, l'ho detto prima, è per tutti così. Però bisogna aver chiaro a chi poi è rivolto il nostro servizio. E se effettivamente quelle persone sono disposte a pagare questa differenza di costo che poi andremo ad applicare. Quindi queste sono le mie riflessioni su, insomma, generate da questo discorso del prezzo di coaching, e spero che siano delle riflessioni che possano aiutare qualcuno. E niente, ci vediamo al prossimo video.